quando vuoi dice GG, sulle mani su. Ehi, yo. Uno, tempo. Faccio 12. Barre come i codici, solo che a me non serve lo scanner per riconoscermi. Lo sai che ho la stella fra come quella di David. Se mi sfidi poi scompari, tipo Copperfield. In effetti caccio rime, ho troppe skills. Vuoi fottere con me ma fai ridere, tipo comedy. Caccio tutte ste liriche. In effetti fra che merda, ma non mi interessa se faccio guerra tra poveri. Sanno che non foti qui, perché lo sanno bene, non le chiudi bro. Mi faccio il mazzo come fossi a Yu-Gi-Oh. Ho sorpassato i limiti fra come Rubicone. Peccato che tu non mi batti, ne manco se mi rubi flow. Ok. Potete fare la conta per chi parte. Questo è l'ultimo ottavo di finale. Poi vi anticipo che per la prossima sfida, per le prossime sfide, ci saranno le semifinali divise in due che si sfideranno in gruppi da quattro, con la canonica modalità delle tecniche perfette che vi verrà spiegata tra poco da Dr. Jack. Ma intanto ce l'avete l'ordine, raga? Sì, perfetto, quando vuoi, let's go. Su, com'è? 3, 2, 1, tempo. C'è dei dom sugli schermi, la mia capocchia è la cupola del Brunelleschi. Il nuovo viene ad uccidere il già visto, lo diceva Filippo Tommaso Marinetti. Vabbè, io guido la Cappella Sistina, perché se abbasso i pantaloni la Cappella si stima. C'ho la palla troppo improvvisata, la Cappella Sistina la fresco in una giornata. In una giornata si stima, tu sei Brunelleschi e mi batti, questione di prospettiva. In effetti non capisci, ma oggi te la faccio dall'alto come Leo Da Vinci. Come Leo Da Vinci, raga, io faccio il culo a questi in strada, brutta puttana, quando la Puglia distribuivo la bellezza, canta legato al letto di casa. Non urla che sei troppo scarso, e dei tuoi flussi non me ne frega un cazzo, io c'ho le barre troppo buone, io arrivo dritto il punto, tu giri di parole. Io giri di parole, però non è manco stilo, fra io giro di parole, ma con le parole io ti prendo in giro, se un cazzone non è stilo, per questo che a rappare sono il primo, a fare rap di te è primo. Di primo, spacchi, peccato che fai cagare sopra i quarti. Tu non stai rappando, ciò ti tengo il palco per entrambi. Per parlare con me devi essere uomo, sta settimana mi sono alzato alle 6 ma al lavoro. Non ci avrò i flussi buoni, ma non mi faccio battere gli altri appena finito le superiori. Finito le superiori, zitto stupido, ti alzi per le 6 al lavoro, stai zitto e tornaci subito. In effetti non mi pare, fai rap, torna a lavorare, il palco non fa per te. Non fa per te. Minchia che roba, che scena. Ho finito le superiori e quelli come te un mio normale sabato sera. Vabbè, io ce le barre più concrete, lo faccio per strada e tutte le sere. E conte sducia avrei pure le entrate in mese. Io c'ho l'entrata fissa ogni 15 del mese. 15 del mese, fatemi stare zitto, perché parli tanto però io non ti capisco. Lo sanno bene che sto bene fra sul ritmo. Questo si chiama Edward, in confronto sembra Edoardo De Filippo. Minchia spingi, quando rapo vedi faccio i dindi senza fare i dischi. Non flexare che lavori, la partita IVA è l'unica che vinci. No, te lo spiego perché cerco qualche smerda. Non c'ho la partita IVA, io lavoro in azienda. C'ho una bella rima, io leggo mie luttadelle e m'alleno con la tua tipa. Vuoi fottermi sul palco ma mi sembra solo scarso. Ogni volta che le caccio fra io faccio scacco matto. Questo colpo servi questa sera, però infiammo l'atmosfera. Ti porto al collo una catena di montaggio. Catena di montaggio, cazzo dici? Si stupiscono tutti quando rimi. Io sono il rapper preferito della tipa che ti ritiene dei migliori amici. Presente versi strani, sono il rapper preferito e tua madre mi accusa dei tuoi problemi adolescenziali. Io te batto, tu sei cicciolina che a scacchi usa solo il cavallo. Ma solo il cavallo, zitto cazzone. Ah, ma tra questi due si sta creando una discussione. Eppure io ho la mentalità aperta, siamo nel 2024. Pensavo fossimo per l'inclusione. Ok, un po' di calore per questi MC. Direi che se lo meritano. Ok, Iger, vieni qua. Edward, ok, perfetto, vi siete già disposti bene. Allora, giuria, vi chiedo il mio 3, chi sarà tra questi MC a dover lasciare il palco? 1, 2, 3. Cecco ci saluta. Cecco, se hai qualcosa da dire, prego, fallo. Bello per tutti, divertimosi, regà. Divertimosi, regà.
Ok, allora Iger contro Edward. Aspetta. Raga, questa è l'ultimo ottavo, cioè, quindi da qua poi si determina quello che succederà dopo, che è molto importante, con degli MC molto forti che si stanno dimostrando validi per tutti quelli che sono saliti sul palco, perché quindi in questa finale, diciamo, sono saliti tutti quanti già sul palco. Posso sentire un casino generale per amore di tutta questa roba, per favore? Lo facciamo al mio 3, 1, 2, 3, let's go! Quando vuoi, DJ! Yo, vuoi venire a fare prima? Devi fotterti, devi toglierti, perché sei tutto forte un rapper. Non faccio le rime sulla roba di Edward, mani di forbici, se non un ragazzo di prima, poi se la prende. Se la prende, mastacci, oggi vengo a darti lezione sopra i quarti. Sfera Genkidama tutti quanti, oggi questo lo ammazzo e mi faccio lo spettro per 3 anni. Lo spettro per 3 anni, devi stare zitto, l'unico spettro che vedo è quello del tuo autismo. Questi rapper sono schiavi, chiedi la Genkidama, è l'unico modo in cui ti alzano le mani. Mi alzano le mani, ma i tuoi freestyle sul beat non stanno comodi, oggi muorici. E ha fatto i chilometri e faccio le cortesie per gli ospiti. Le cortesie per gli ospiti, omi, non mi batti, ho i miei modi. In effetti guarda che non hai metrica, è peccato che sul palco hai meno attitudine che Stephen Hawking a una gara di atletica. Minchia Verdi, peccato che non mi batti, con gli stili son più lenti. Non parlare di Stephen Hawking, che tu l'hai conosciuto sull'isola di Epstein. Sull'isola di Ensi, non fai rap, i miei versi sono perfetti, concetti che sono freschi, mentre i tuoi versi non sono diversi, sono tutti uguali come Ed, come Ed. Minchia quanto spacchi, uomo, hai fatto cagare Brodemo. Sono Levi Ackerman, provo che anche i giganti muoiono. Ok, ok. Beh, questo è stato un battle molto, molto interessante tra Iger e Edward. Ma solo uno purtroppo passerà al prossimo turno. Ma raga, scusa, ma vi è piaciuta sta battle, sì o no? Pure a me, una frega, pazzesca, ok. Ok, bella per Edward, bella per Iger, uno dei due passerà il turno. Si stanno consultando, ehi giudice, avete detto che non vi consultavate però prima, bisogna, ragazzi, carta canta. Oh, ma la birra, ragazzi, 5 birre sul palco, per favore, ti ho contato, noise, ti ho contato, ok. Anche due in regia, per favore. Bene, allora, ce l'avete, giudici? Ok, allora... A passare questo turno tra Edward e Iger è 1, 2, 3. Iger, nonostante l'X di John Darrell. Edward, io voglio essere sincero, perché cioè io sto qua, devo essere neutrale. Sono neutrale, per carità. Però non mi aspettavo, onestamente, quello che ho sentito. Fortissimo, primo, complimenti, bro. Edward, ragazzi. Cioè, a Star is Born, come diceva Bradley Cooper. Complimenti, Edward, raga, glielo fate un altro cazzo di abbraccio, insomma. Porca miseria, spaccato tutto. Te la sei giocata, frate, complimenti. Bravo, Edward. Ma grazie a tutti. Purtroppo ci sono dei mostri sacri, tra questi c'è Iger, che passa il turno. Allora, andiamo subito. Vai. Iger, a onore del vero, Iger ha detto io vorrei farlo lo spareggio, ma noi gli abbiamo detto di no. Uno, per il rispetto del tempo, perché ci sono altri artisti. Due, per il rispetto del regolamento, e va onorata la sconfitta come la vittoria.